Buongiorno a tutti ed eccoci con un nuovo video, il primo sul fai da te. Oggi vi farò vedere come dipingere un quadro come questo, anche se non siete bravi a disegnare. Innanzitutto dovrete scaricare e stampare il modello che vi ho messo a disposizione sulla mia pagina Facebook. Dovrete poi passare la matita sul retro del foglio in tutte le zone in cui vedete il contorno del vostro disegno. Una volta fatto e scelto dove posizionare il vostro disegno, dovrete ricalcare anche il contorno sulla parte frontale del foglio. Mi raccomando, ricalcate bene perché in questo modo la matita che avete utilizzato sul retro del foglio verrà trasferita sul foglio su cui volete disegnare. Per colorare io ho utilizzato una palette di acquarelli che ho appena comprato con 58 colori bellissimi, molto brillanti. Ho utilizzato i pennelli in dotazione con la palette perché hanno una piccola camera che si può riempire d'acqua, che è molto comoda da utilizzare per diluire i colori mentre si dipinge. Ho tenuto comunque a fianco a me anche un barattolo con dell'acqua per poter pulire le punte ogni volta che volevo cambiare colore. Io ho scelto delle tonalità che andavano dall'azzurro al verde e volutamente non ho cercato di fare un disegno realistico. Ho tracciato poi i contorni con un pennarello acquarello, che è un po' particolare, nel senso che simula gli acquarelli e ha quindi la punta flessibile come un pennello, però di fatto è un pennarello. È stato molto utile anche per le scritte, non è semplicissimo da usare, però il risultato è molto bello. Se questo tutorial vi è piaciuto, seguitemi per i prossimi video e commentate. Fatemi sapere anche se c'è qualche oggetto in particolare che vorreste vedere in un video. Buona giornata!